Salve a tutti signori, benvenuti in questo Let Be Real, che è un molto Let Be Real, molto legato al mio canale. Scusate se c'è da dire, molto legato al mio canale. E sto facendo questo Let Be Real per spiegarvi perché ho deciso di interrompere la serie con FIFA. E perché probabilmente il calcistico di Electronic Arts, salvo grandi rivoluzioni e stravolgimenti, non lo vedrete più su questo canale. I motivi sono molteplici, quasi tutti o quasi legati, anzi sono tutti legati al gioco in sé. Prima di tutti i difetti atavici del gioco, difetti che il FIFA, soprattutto la modalità carriera, si porta da un'edizione all'altra. Tanto io sto andando a braccio, non ho niente di scritto, nessuna scaletta. Mi è venuta in mente proprio 2 minuti fa di fare sto video. Ho acceso la telecamera, sto andando, quindi considerate questo. Dicevo, difetti legati al gioco. Primo fra tutti, cosa che letteralmente mi rende impossibile godermi questo gioco, è la difficoltà di arma. Momentum, chiamatelo come vi pare. Quello che Electronic Arts nega sempre che ci sia, ma che chiunque giochi a questo gioco, chiunque giochi soprattutto a modalità carriera, se ne accorge che c'è. E allora, il problema mio non è la presenza in sé della difficoltà dinamica, perché io giochi con difficoltà dinamica. E in quello che di fatto è il mio contenuto principale, ora come ora sul canale, cioè MLB The Show, ha la difficoltà dinamica. Però, ecco, giusto per fare paragone. Punto primo, per MLB The Show, la difficoltà dinamica la scegli tu se attivarla o no. C'è l'opzione, puoi scegliere se attivare la difficoltà dinamica o no, o puoi anche semplicemente scegliere di impostare una difficoltà fissa che quella ti tieni. È quella la scelta. Questo è in primo luogo. E poi, su MLB The Show, per fare un esempio, e la difficoltà dinamica è gestita bene perché è graduale, è una difficoltà dinamica che alza un pochino, che modifica di una difficoltà poco alla volta, dopo più o meno ogni azione o turno in battuta, comunque più o meno dopo ogni turno in battuta, ogni azione in generale che tiene in attacco e in difesa, modifica di un tantino, di un quel tantinello, per essere sempre, diciamo, a livello. Quindi che succede? Tendo che questa difficoltà dinamica si modifica di azione in azione, di un pochino alla volta. Di fatto il livello di difficoltà rimane sempre più o meno a livello del giocatore, e questo rende le partite comunque sempre belle, sempre stimolanti in un senso o nell'altro. E soprattutto questa difficoltà dinamica non stravolge i livelli delle squadre, cosa che succede pesantemente su calcissimo Electronic Arts. Lo so, sto paragonando un gioco di baseball a un gioco di calcio, me ne rendo conto, ma è il concetto di fondo. Su FIFA, oltre a essere negata quando è evidente che c'è, chiunque di giochi se ne accorge che c'è questa difficoltà dinamica, soprattutto è impostata male, è impostata malissimo, perché è una difficoltà dinamica che va a sbalzi, e va a sbalzi talmente alti che rompe letteralmente il gioco, che letteralmente va a sovrascrivere i livelli delle squadre. Ora spiego meglio questo discorso dei livelli delle squadre, no? Quante volte l'avete visto, soprattutto nelle... Anche questa edizione, l'ultima puntata è stato un esempio incredibile, perché quest'anno sono anche peggiorati. Mentre le scorse puntate la difficoltà dinamica cambiava da una partita all'altra, che vedevo le cose allucinanti, vi capitava di vincere in casa, magari perdere una partita prima, poi gioco fuori casa con la Juventus, vinco 3-0, poi perché ho vinto, difficoltà alle stelle. Partita dopo, gioco in casa con la Salernitana e perdo 4-0.
Cioè, anche a livello di Champions, l'ultima edizione nel quale ho vinto la Champions, cioè quella con quello giocato col campionato rumeno, Calenga Kinceni, in quella edizione lì, avete visto, cioè, cosa allucinante, cioè, per caso, non so che puntata era, che puntate erano, e qua si è visto noi che perdiamo in casa 4-1 con l'Inter e al ritorno con la stessa Inter vinciamo al San Siro 5-1. Non ha senso. Questa cosa non ha senso. E questa difficoltà dinamica la vedi partita e partita, la vedi sia nel bene che nel male. Tu te ne accorgi quando vedi delle squadre che dovrebbero essere scarse, che ti giocano come il Real Madrid, soltanto perché ne hai vinte qualcuna prima. Hai vinto qualche partita consecutivamente prima, o magari hai vinto una partita prima con un ampio margine, allora la difficoltà parte alle stelle e chiunque ti trovi avanti ti diventa tipo il Manchester City. Ed è incredibile la cosa. Ora quest'anno la cosa è addirittura peggiorata, perché questi sbalzi si vedono anche durante la partita. L'ultima partita, quella che è stata, che doveva essere la prima Europa League col Porto, è stata quella che mi ha fatto completamente smettere questa serie, perché mi sono accorto, cioè, durante la partita che stavo giocando non dico dominando, ma avevo comunque predominio del campo e stavo giocando meglio rispetto al Porto, che la partita, l'avversario comunque di Europa League, stavo giocando meglio al Porto, stavo vincendo tranquillamente, improvvisamente impennate difficoltà, a che viaggio gioco bene contro il Porto, impennate difficoltà, la partita diventa ingiocabile, il Porto mi fa 4 gol, giro di niente, la partita finisce 5-2 per il Porto, però più o meno così, adesso non me lo ricordo esattamente, però cioè, si è vista chiaramente vista l'impennata difficoltà, e questo non ha senso, è una cosa che... perché dico questo? Che si ha la sensazione che quasi il giocatore, quello che fa il giocatore non conta sul gioco, sul calcistico di FIFA, quello che fa il giocatore quasi non conta. E questa è la cosa che mi dà fastidio. Cioè, ma nel bene nel male, non dico semplicemente il male, non dico soltanto una questione di vincere e perdere. Mi dà fastidio anche quando mi accorgo che vinco per inerzia partite che non dovrei vincere per inerzia. Mi accorgo quando perdo una partita di campionato per qualche motivo, poi mi arriva la squadra forte in Champions e l'asfalto, perché la difficoltà dinamica è crollata. La difficoltà dinamica, poi tra l'altro, altra differenza, che la difficoltà dinamica su eSport FC è una difficoltà puramente parametrica. Cioè, te ne accorgi che la difficoltà dinamica parte, va alle stelle, quando i giocatori avversari aumentano di botto la velocità, precisione dei passaggi e dei tiri, fanno gol che sono allucinanti, da tre quarti tiri che vanno sotto l'incrocio, con portieri tuoi che rincoglioniscono di colpo, che la palla gli passa sotto l'ascella, non riescono a prenderla. E tutto questo non ha senso. Ora, un esperimento. Io vi propongo un esperimento. A me una cosa mi è capitata alcune volte, non in questa edizione, ma in quelle precedenti, che mi è capitato che dovessi ripetere una registrazione perché nel frattempo mi si è magari inventato in crash il PC o il gioco, file, diciamo, per un motivo o altro non è recuperabile, o c'è avuto comunque qualche problema di registrazione, il file è recuperabile, ho dovuto riregistrare da capo. Ecco, sia questo mi è capitato su MLB The Show che su MLB The Show. Rifai la stessa partita due volte, hai due partite completamente diverse. La stessa partita con proprio la stessa partita di campionato contro ovviamente la stessa squadra su MLB The Show, rifai due volte, sei la possibilità di avere due partite completamente diverse, sia per difficoltà, per esito, per cose che possono succedere, comunque due partite completamente diverse. Rifai la stessa partita, quello che prima si chiama FIFA, adesso si chiama eSport FC 24, o un qualsiasi calcistico di FIFA anche gli anni passati, rifai la stessa partita, andrà sempre alla stessa maniera. Qualunque cosa tu faccia, se è una partita che puoi provare a fare una partita
che la perdi, che la perdi perché dico la dinamica va alle stelle, la giochi 1, 2, 3, 4, 5 volte, sarà sempre la stessa maniera, sarà sempre la stessa partita, perché quella sarà una partita che il gioco decide che devi vincere o devi perdere. Questo mi dà fastidio, perché non deve essere il gioco a decidere, deve essere la partita vinta o persa ad essere merito o demerito mio. E non ho questa sensazione su FIFA, ormai da anni, o su FIFA o sul calcistico di Electronic Arts, mettiamolo così. Ho la sensazione, netta sensazione, che l'esito della partita non dipenda da me. Ho sempre quella netta sensazione che qualunque cosa io faccia, il gioco è deciso. Devi vincere o devi perdere. Quando decide che devi perdere, puoi fare salti mortali, la perdi perché la devi perdere. Quando è deciso devi vincere, per non vincerla ti devi mettere impegno. Cioè la vinci per inerzia, veramente ti mette, devi perderla apposta, devi tirarti la polla. Cioè quando il gioco decide che tu devi vincere, per non vincere devi decidere di non vincere tu, devi tirare la palla nella tua porta. E non ha senso, ripeto, né un senso e nell'altro. Mentre su MLB ho la sensazione che vinco o perdo sia merito o demerito mio. E se vinco perché sono stato meglio del mio avversario, se perdo non sono riuscito a essere all'altezza, a essere meglio del mio avversario. E tu, show di partite, quante ne ho perse. Poi quest'anno lo state vedendo quante ne ho perse, che sono di recente, credo, forse sono ad andare in positivo dallo score, quindi figuratevi voi. E questo, e non già, quindi questo già penalizza pesantemente il contenuto, quello che voglio fare, perché mi passa la voglia, perché c'è un calcio, un gioco sportivo in generale, se hai la sensazione che il tuo apporto è inutile, è proprio la cosa peggiore di tutti, secondo me può capitare uno sportivo. E qui già c'è questo che pregiudica pesante. Poi seconda cosa, la carriera. Questo qua, come si vede che Electronic Arts non ci mette attenzione per un cazzo, soprattutto alla carriera. Aggiunge qualche cosa così, ma quando aggiunge qualche cosa rompe il gioco, rompa qualcos'altro, anche così. E te ne accorgi questa mancanza di attenzione? Te ne accorgi quando da una edizione all'altra la carriera ti ritrovi sempre gli stessi bug, gli stessi esploit possibili. Quando fai la trattativa sai benissimo di già che se il giocatore, per esempio trattativa giocatore, per dire, sai già benissimo che se il giocatore ti chiede contratto per 2 anni, se tu gliene offri 2 in più te lo rifiuta, se ne offri 1 in più te l'accetta. Lo sai già, è proprio sicuro, cioè ti dice voglio contratto di 2 anni, tu gli dici 3, accetta. Sempre, non hanno mai voluto cambiare sta cosa, su Esplat, non l'hanno mai voluto cambiare, mai. Nessuna attenzione nei confronti degli svincolati. E io cerco di limitarmi semplicemente a quei svincolati che magari devo prendere semplicemente per tappare buchi organici. Ogni volta inizia la carriera, hai un mondo di svincolati, di gente che ti può già subito cambiare la squadra da così a così, che ti falsa. Uno se vuole ne approfitta e rompe il gioco fin da subito con i svincolati, soprattutto carriere magari con le squadre piccole partendo da serie minori, queste cose così. Questa cosa, i svincolati esagerati non l'hanno mai voluto facciare, non l'hanno mai voluto aggiustare, sempre quelli, sempre gli stessi, sempre i super svincolati, e non l'hanno mai voluto fare. Questo tutti gli anni è stato sempre così. E poi nessuna aggiunta di campionati. Va bene sì, le licenze, pagamenti, cose varie, però non aggiungono già campionati
rilevanti. Non è che rilevanti, non giocano campionati già da un po'. E io sto finendo i campionati da affrontare. Voi sapete che a me in questi giochi calcistici mi piace andare sui campionati ignoranti, no? Su quelli un po' scogniti, ignorantelli, che mi piace scoprire altri campionati, robe nuove, mi piace. E già da qualche anno sto avendo difficoltà a trovarlo. Dopo la carriera con l'Accademica Niceni, sto avendo difficoltà a trovare un campionato scognito, ignorante, che mi stimoli. Ormai li ho fatti quasi tutti. Ho fatto il danese, ho fatto il rumeno, ho fatto l'irlandese, e ho provato in India, provai una carriera su Twitch in India, e ne ho fatte vari. Insomma, quest'anno ho provato a fare in Polonia. Stanno finendo le opzioni, se non sono già finite. Le opzioni stanno finendo. È dura. È dura, onestamente dura. Trovare un'opzione valida è veramente dura adesso. Nei prossimi anni. Questo è il motivo per cui, ripeto, dubito che porterò ancora Electronic Arts EA Sport FC 24. E EA Sport FC 25, 26, eccetera. A meno che non ci siano vere grandi novità. Vere cose che veramente mi stimolano, diciamo, la fantasia in qualche maniera, difficile, lo porterò. Altra motivazione sempre legata alle carriere, sempre legata alla mancata attenzione nei confronti del prodotto di cui parlavo prima. Rotte, le carriere sono sempre rotte. Ogni volta c'è una carriera che mi va a malora, che mi va, ma lasciando stare quella in Polonia che l'ho interrotta io perché mi sono stufato. A tempo, carriere mi vanno in malora per colpa del gioco. La carriera in Irlanda col Drogheda United, perché il fatto di allenare perché mi si è buggata la Champions, eppure avendo vinto il campionato non mi ha fatto più partecipare alla Champions. Ed è uno. L'anno dopo, completamente broken sistema dell'esonero, mi ritrovo esonerato al Palermo. Il campionato mi sta andando abbastanza bene, quindi l'esonero non avrebbe avuto. Quest'anno è ancora peggio, non so com'è che ho mai esonerato, probabilmente è possibile che a fine stagione quest'anno mi avrebbe esonerato. Sembra essere ancora peggio, soprattutto guardando anche quello che sento dire anche altri content creator ben più bravi e famosi di me. E niente, tutto questo mi fa semplicemente passare la voglia di portare il calcistico dietro il cazzo. Mi fa passare la voglia. Ora, o veramente tirano fuori qualcosa che mi fa tornare la voglia di riportare il calcistico dietro il cazzo qua sul canale Sport FC, qua non lo vedete più. Non vedete più perché non so più perché è sempre lo stesso, gli stessi problemi, gli stessi bug, stessa mancanza di attenzione, stessa difficoltà dinamica insensata. Campionati mi sono finiti, campionati ignoranti mi sono finiti, e onestamente non mi va fare campionati non mi va di tornare per dire l'Arabia Saudita, che adesso ormai è inflazionato per via di tutti i grandi acquisti che sono arrivati, diciamo, negli ultimi anni per campionato. L'MLB non è abbastanza ignorante per i miei gusti, e i campionati quelli maggiori ci trovo piacere, onestamente non mi va, mi piace esplorare cose diverse. E quindi, signori, quanto mi riguarda, con il calcio di Electronic Arts ho finito, ma non finito quest'anno, proprio finito in assoluto, ripeto, a meno che non arriva qualcosa che mi stimola l'attenzione, che ne so, mi prendono la serie, mi portano la serie C cinese, serie B e serie C cinese, ecco,
mi portassero la Serie B e Serie C cinese, potrei essere stimolato a fare la Serie C cinese. Sì, potrebbe essere stimolato. In quel caso sì. Ho un altro bel campionato ignorante di quelli proprio... di quelli belli, di belli, belli ruspanti, no? Altrimenti no. Penso porterò ancora FIFA o eSports, quello che ti chiama adesso. La mia speranza è che esca qualche altro calcistico che non sia un free to play online. Mannaggia, porca miseria. Non mi chiedete UFL, Goals, tutte queste cose qua, perché sono online, sono giochi online. Non mi va. Non mi va, lo dico molto sinceramente, non mi va, non mi va di giocare con la community, con le community online più tossiche al mondo. Non mi chiedete, per favore, no, preferisco di no. Io spero sempre la speranza che la 2K se ne esca fuori con l'acquisto di FIFA, della licenza FIFA, e se ne esca fuori con un FIFA a livello, magari con dei campionati quelli così ruspanti come piacciono a noi. Ma accontenterei anche di un campionato thailandese che ho già fatto con l'ultimo Pro Evolution Soccer, l'ultimo PES. Ma accontenterei anche di quello. Ma va bene, signori. Detto questo è quanto. Io vi saluto e vi do appuntamento.